Salve, sono Max Chedi. Di nome di Neo, di cui vi narrerò la vera storia di Robert De Niro. Dovete sapere che Robert De Niro è nato il 17 agosto 1943. Non so se era il maledetto venerdì 17. Quello che so però, che sempre il 17 agosto, però di 20 anni dopo, è nato Chopin. Sì, è nato lo stesso giorno, 17 agosto. Chopin dichiara di essere l'erede di Robert De Niro. Ma com'è possibile questo? Sono nati sì lo stesso giorno, ma mica sono stati separati alla nascita. Come fa Chopin a essere dichiarato il nuovo De Niro? De Niro è nato prima. Mi sembra un'assurdità. Chopin, ma che cazzo sta lì? Breve parentesi erotica. Robert De Niro preferisce le nere. Ma com'è possibile? Da giovane, Robert De Niro, nel quartiere che bazzicava, veniva soprannominato Bobby Milk, Bobby Latte, per via del suo colorito pallido. E che fa? Che fa? Va con quelle di colore. Va con quelle di colore. Adesso Robert De Niro addirittura appoggiato Barack Obama. Affinché rimanesse la Casa Bianca. Casa Blanca? No, la Casa Bianca. Ma com'è possibile questo? Bobby Milk, che ha fatto l'amore con Naomi Campbell, e ha succhiato le tette di Uma Thurman. C'è qualcosa che non quadra, signor Bob, eh? Lei deve rivedere i suoi parametri erogeni, eh? Non si fa così, eh? Si fa così. Si fa così. Fratelli della congrega, leggerò per voi la vera storia di Robert De Niro. Robert De Niro, attore mito del cinema mondiale. Robert De Niro vanta una carriera tra le più prestigiose del cinema di tutti i tempi, dalla lunga collaborazione con Scorsese ai ruoli Oscar, il ritratto di un attore di camaleontica abilità e di talento straordinario. Robert De Niro, insondabile e profondo, con emozioni violente che si agitano sotto la superficie. Così Meryl Streep descrive lo sguardo di Robert De Niro, bruno, enigmatico e pensieroso. De Niro è uno dei maggiori attori dei nostri tempi, paragonato sia a Marlon Brando che a Dale Guinness. Al Guinness. Sceglie con cura i propri personaggi. In genere essi rappresentano l'altra faccia del sogno americano. Sono i rifiuti umani che brulicano per le strade dalle luci sfarzose.
nel mondo della boxe, in quello della malavita. Infatti, a fine anno, signor Robert De Niro esce con un film intitolato Malavita, di Luc Besson. Adesso i conti tornano. Ehi vecchio, non mi tornavano i conti. Della malavita, nelle case da gioco, figure violente al di fuori della legge. Perfezionista assoluto, De Niro si cala ogni volta nel ruolo con impegno totale. Poi si mette un attimo da parte e si rilassa, così che, quando lo spettatore esce dal cinema, pensa e vede il mondo con gli occhi del suo personaggio. Estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, la rivista Newsweek lo ha definito buco nero. E dalle interviste in cui ha bofonchiato poche e inconsistenti dichiarazioni non si ricava molto di più. Tiene nascoste le sue donne. La sua vita familiare è una questione del tutto personale. Ha pochi amici e non gli piace essere riconosciuto per strada. Il regista Brad Palmer lo ha definito un camaleonte per la sua abilità nel riuscire a trasformarsi completamente a seconda dei ruoli che interpreta, calandosi del tutto nella parte, riuscendo a diventare quel personaggio in maniera talmente assoluta che allo spettatore viene spontanea una domanda: dov'è il vero Robert De Niro? Da cosa sta fuggendo? Capitolo 1. Un bambino solitario. Robert De Niro è cresciuto nel Greenwich Village a New York. Il padre, che si chiamava come lui, era un pittore idealista che credeva talmente tanto nel suo lavoro da vendere un quadro solo quando era convinto che l'acquirente ne fosse degno. Il risultato fu che passò gran parte della vita a spese dell'assistenza pubblica. Nata a Syracuse, non a Syracuse, Syracuse. New York, da padre italiano e madre irlandese, aveva studiato pittura sotto la guida di Hans Hofmann, un espressionista astratto fuggito dalla Germania nazista e diventato poi la figura più importante nell'ambiente artistico della costa orientale degli Stati Uniti. Robert De Niro padre aveva conosciuto proprio da Hans Hofmann la futura moglie, una ragazza dell'Oregon di nome Virginia Amiral. Anche lei era portata per la pittura e i due si erano presto innamorati e sposati, trasferendosi poi nel Greenwich Village, all'epoca vivace centro di vita bohemien. Come vi dicevo, il loro unico figlio Robert nacque il 17 agosto 1943. Domenica d'agosto, che caldo fa, la luna gira arrosto. Da quanto risulta, i due erano una coppia felice ma anche molto impegnata socialmente. All'epoca il Greenwich Village brulicava di artisti come loro in cerca di affermazione, di aspiranti scrittori e musicisti, di attori e intellettuali e naturalmente dei soliti truffatori. Fu proprio a causa di uno di questi, una sorta di psicanalista ciarlatano, che Robert e Virginia si separarono, come già varie altre coppie. Convinte da quell'uomo,
convinta da quell'uomo, come già varie altre coppie, che la loro vita di coppia non fosse veramente felice. Le coppie. La coppia. A coppola. Majesty, a coppia. Così, quando Rob De Niro figlio aveva solo 2 anni, i genitori decisero di dividere la loro vita. Il padre continuò a sopravvivere alla giornata, tentando di farsi valere come pittore e trasferendosi di continuo da una soffitta a una dall'altra. La madre, che non sopportava più quello stile di vita, aveva necessità di guadagnare e iniziò a lavorare come segretaria e correttrice di bozze. La separazione comunque non fu rancorosa, i due continuarono ad avere buoni rapporti. Anche se divorziarono nel 1948, quando Robert aveva solo 4 anni. Poiché la madre era costretta a lavorare e lui era figlio unico, Robert Bobby, come di solito viene chiamato, crebbe solitario facendo affidamento solo sulle proprie risorse. Amava molto leggere. E non vedeva l'ora di andare dal padre, che tra l'altro lo portava anche al cinema. Robert Senior aveva una personalità e sei forti e trattava gli altri con lo stesso rigore che dimostrava verso se stesso, il che sicuramente è sulla base, è alla base del perfezionismo del figlio. Quando il piccolo Bobby aveva 8 anni, comunque, il padre lo lasciò per trasferirsi in Francia, dove restò per 4 anni tentando invano di riscuotere successo come pittore. Trasferitevi in Francia, dove resterete per 4 anni tentando invano di riscuotere successo come pittore. Bobby frequentò la scuola del Greenwich Village. Era ritenuto timido e introverso, e in classe non era fra i primi. Marinava la scuola, ma non si unì mai a nessuna banda di strada, e non essendo certo un duro, preferiva starsene a leggere un libro. Una volta fu convinto a partecipare a una recita scolastica, facendo così la sua prima esperienza come attore nei panni del leone pauroso nel Mago di Oz. Il travestimento aiuta i bambini timidi a darsi coraggio e naturalmente tutto ciò piacque molto a Robert. Uno dei clienti di Virginia De Niro dirigeva una famosa scuola per attori, il Dramatic Workshop. L'avevano frequentata molti attori famosi, fra cui nei primi anni 40 Marlon Brando, che ora incantava le platee di tutti i cinema e di tutti i teatri. Così a 10 anni Bobby si iscrisse ai corsi di dizione e di recitazione. A 13 anni la madre si poté permettere di mandarlo in una scuola privata che Bobby abbandonò 3 anni dopo poiché non brillava negli studi. Credeva di sapere già perfettamente cosa voleva. Lavorare nel cinema. Pare che a ispirarlo fossero non tanto gli attori dell'epoca, Brando appunto, Montgomery Clift, James Dean, quanto alcuni film. Can Can, la casa e l'invasione degli ultracorpi. Entrò dunque al Conservatory of Acting di Stella Adler. Per tentare di coronare il suo sogno, vi restò 3 anni. Questa qui, la Stella, in passato aveva lavorato con Piscator. Ed era un insegnante assai valido. Questa qui... Stile. In passato aveva lavorato con Piscator. Come? Piscator, ed era un'insegnante assai valida. Lo stesso Brando, esempio, la reputa una delle figure più importanti per la sua formazione di attore. Aveva studiato sotto Stanislavski al Teatro d'Arte di Mosche, introducendo poi negli Stati Uniti l'omonimo metodo di recitazione. Brando era stato tra i primi a sperimentarlo e dopo aver avuto successo sugli schermi con Uomini e un tram che si chiama Desiderio, tutti gli aspiranti giovani attori si erano messi a imitarlo. Questa qui, sempre Stella, insegnava ai suoi studenti ad analizzare tutti gli aspetti
esteriore del personaggio che doveva interpretare e a riprodurre le sue emozioni scrutando nella propria interiorità per cercarvi emozioni analoghe o altre situazioni vissute in passato che potessero suscitare reazioni simili. Insegnava anche ad avere il controllo assoluto dell'espressività vocale e predicava l'understatement. Una tecnica raffinata, molto adatta al grande schermo, e che in seguito avrebbe rivoluzionato il modo di fare cinema, consentendo ai primi piani di raggiungere un maggior grado di prese emotive, di forze espressive. Tra Astell e il suo collega Lee Strasberg, fondatore e direttore dell'Actor Studio, che De Niro frequentò in occasione di workshop senza mai iscriversi ai corsi, esisteva un certo antagonismo in quanto poneva più enfasi sull'uso delle sensazioni e delle esperienze passate al fine di creare tutte le sfaccettature del personaggio. Grazie a tale metodo, De Niro riuscì a riutilizzare al meglio il proprio doloroso passato. Strasberg ne riconobbe subito il grande talento e lo incoraggiò, sebbene dovessero passare molti anni prima che De Niro ottenesse un pubblico riconoscimento. Adesso Robert De Niro è... Nel mezzo del cammino di Letta Vita mi persi in una selva oscura. Eh sì. Siamo passati in medias res. Verso la metà, appunto, della carriera di Robert De Niro. Abbiamo saltato tutto il resto, ne parleremo un'altra volta. Sempre 1993 l'attore interpretò il mostro omonimo nel Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh. Sia Branagh che De Niro volevano una versione diversa del solito, seguendo piuttosto lo spirito originario di Mary Shelley in un film che fosse dell'orrore, ma anche in grado di suscitare simpatia. De Niro voleva un film intelligente e duro al tempo stesso e passò 9 mesi a prepararsi per la parte, ma l'eccessivo lancio pubblicitario scontentò in egual misura pubblico e critiche e non crebbe di molto la fama dell'attore. Ma De Niro era nuovamente in corsa con Heat, la sfida impeccabilmente diretta da Michael Mann, questo western metropolitano narra della caccia senza tregua di un ossessionato detective Al Pacino e De Niro, un gangster dal cuore di pietra. De Niro e Pacino formano una coppia di sicuro effetto, soprattutto in una improbabile scena presumibilmente ispirata a un fatto vero, in cui si ritrovano a prendere il caffè insieme, alla quale segue la più lunga e favolosa sparatoria mai mostrata al cinema. Neil, che aveva giurato non ci fosse niente al mondo da cui non potesse fuggire in 30 secondi, lo dimostra quando, qua senza esitazione, fa in modo che la sua donna vada a cadere nella trappola di Pacino. Il film termina con una nota sentimentale. De Niro morente e Pacino si stringono la mano in quello che dovrebbe essere l'atto estremo di un'amicizia virile. Circa un mese dopo la sfida, De Niro interpretò Casino del suo vecchio amico scozzese, in cui lavorarono gli sceneggiatori e alcuni degli attori come il sinistro e brillante Joe Pesci, già presenti in Quei bravi ragazzi, oltre alla mafia del Midwest. Casino racconta degli ultimi scopi di violenza del crimine organizzato prima che Las Vegas diventi una specie di luogo idilliaco per famiglie in vacanza. E De Niro Ace è un boss della mafia che gestisce un casino e che si innamora di una prostituta d'alto bordo, Sharon Stone, per poi perderla ad opera del suo terribile amico, lo Iago. Pesci De Niro, Pesci la Stone hanno fornito delle eccellenti interpretazioni, anche se la vicenda può apparire poco originale. I'm alone. I am not lonely. You?